Sono scattati il sequestro e la sospensione dell'attività per una ditta di Scandolara Ravara che opera nel settore avicolo, la Avigest. Nel corso di un controllo dei carabinieri della locale stazione sono state trovate 7 persone straniere che lavoravano alla manutenzione straordinaria degli impianti senza alcun dispositivo di sicurezza, 3 dei quali privi di alcun contratto di lavoro e uno addirittura senza il permesso di soggiorno. Tutti quanti alloggiavano in condizioni di fortuna e scarsa igiene all'interno di un capannone dell'azienda dove sono state collocate alcune brandine, 2 frigoriferi, un fornello a gas e alcune sedie per consumare i pasti. Al termine delle ispezioni, i legali rappresentanti dell'azienda, presenti al momento del controllo, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno in concorso e omessa informazione ai lavoratori. L'Ispettorato del Lavoro ha partecipato al controllo assieme ai carabinieri di Casalmaggiore e ha comminato sanzioni amministrative per 12.200 euro e ammende per un totale di 6.388 euro. Il lavoro degli inquirenti ha permesso di scoprire e denunciare altri 2 cittadini egiziani per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in quanto ritenuti responsabili nel procacciare la manodopera irregolare alla ditta Avigest.